dice che il minimo battito di ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Queste ragazze, con la loro grinta, il loro coraggio e la loro bravura, hanno dato vita a grandissimi uragani, ovunque abbiano gareggiato. Rompendo per la prima volta nella storia della Nikita l'egemonia della Russia e degli altri paesi dell'Est. L'aritmica non è ancora uno sport molto conosciuto, fa parte dei cosiddetti sport minori, ma grazie a queste ginnaste, alle loro compagne ed allenatrici, che ancora oggi tengono alto l'onore dell'Italia, l'aritmica è diventata anche nel nostro paese uno sport seguito da milioni di appassionati. La vita di una ginnasta è dura, molto dura. Queste ragazze hanno abbandonato le loro famiglie ancora giovanissime per inseguire un sogno. Hanno lavorato duramente per anni, di 8 ore al giorno, tutti i giorni, hanno fatto sacrifici, stretto i denti, hanno creato un gruppo, una squadra, una famiglia, sono diventate come sorelle, hanno condiviso gioie e dolori. Non hanno mai mollato, anche quando sembrava l'unica via. Dopo il dispiacere del quarto posto delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, le farfalle non si sono arrese. Sono tornate nel centro tecnico olimpico di Follonica, le loro case, fiaccamente di prima. Tutto questo lavoro, questa determinazione le ha portate sui gradini più alti del mondo. Medaglia d'oro ai campionati del mondo di Nie nel 2009, l'anno successivo a Mosca e poi ancora nel 2011 un altro oro ai mondiali di Montpellier. Ma tutto questo a loro non bastava, volevano arrivare da dove mai nessuno della ritmica italiana era riuscito, vincere il bronzo a Londra 2012. Elisa Blanchi, Marinella Falca, Elisa Santoni e Angelica Sabrali.